Bella! Ciao Fossano! Ciao Fossano! Bene, salutate a casa le Manone! Guardate le Manone! Ciao! Due Manone per Fossano, famosissime! Manuel! Alberto fortissimo, ricordatelo! E cinque Manone, dico cinque per Apiro! Gabriele! Andrea! Perfetto, da Andrea alla Elena come sempre la manona con lo smalto. Gabriele. E Gabriele che ha pedalato, vedete, non ce la fa più. Ma abbiamo un'altra manona qui dietro. Gloria. Gloria. Attenzione, mani che dovranno gettarsi con velocità sui simboli con i quali giochiamo oggi e che il nostro ruzzolo ruotando su se stesso ci mostra. Ecco, tavolozza di vittoria, quindi colori. Giocheremo con la terra. Anche con il tacco. Con la luna. Con mezzi di locomozione, un orologio, quindi ore, minuti, una mamma, bandiere, quindi inni nazionali, e un mazzolin di fiori. Due regole fondamentali, partite dopo che l'orchestra guidata dal maestro Mazzola ha iniziato a suonare. Due. Non espingete l'avversario. Andiamo in postazione. State dietro. Grazie ragazzi, con i piedi, perfetto, ci siamo. Maestro Mazza, quando vuole. Di luna, Mina, quindi la luna era il simbolo esatto, è arrivata per ultima la mano gialla. Pintarella la 4. Di luna. Guardate il replay. Ecco, credo replay. La 5. La 4 gialla. 4 gialla. La 4? La 4? C'è una 5 sopra la 4 però, eh. Una in meno, eh. E la 5 quella la 5, sopra. La 5 che la 5, è sopra la 4. Grazie. Ok. Benissimo. Allora la 5 siamo è già 4 uscita. 4 a 2. Attenzione. Perfetto, dietro fuori. Con i piedi, grazie. Maestro Mazza, quando vuole. Ti mandare dalla mamma Gianni Morandi, la mamma è il simbolo esatto. La 4 stavolta, sì. È stata l'ultima e ancora, quindi... Ancora, sì. Mano gialla. Vediamo. Vedete che sono arrivate per ultimo due manone gialle. Sistemiamo i tappetoni, ragazzi, grazie mille per la collaborazione. Bravi. La 4, esattamente. Esatto, quasi mano nella mano con la 3, ma insomma... Si vogliono bene. Allora, un pochettino alla vostra insomma, sinistra. Insomma, andiamo avanti così. Tre manone gialle per Apiro e le due di Fossano sono rimaste. Maestro Mazza, quando vuole. Save the Queen, quindi esatto. L'inno nazionale è arrivata per ultimo la mano la blu, mano il, blu il simbolo esatto era quello delle bandiere ovviamente. Vedete, dopo un po' di incertezza si buttano sul simbolo esatto e la 2 è nettamente per ultima rispetto alle altre. Hai tutta la responsabilità in una manona. Attenzione blu. Qua. Lasciamo la cabina libera, mettiamo tre mani da una parte, qua. Cabina questa libera parte. E la blu dall'altra, ecco qua. Da sola. Ancora, guardate ragazzi. Il maestro ancora. Mazza che dirige il traffico, è meraviglioso. Un applauso. Il maestro Mazza al maestro dirige Mazza. In quanto okay. Maestro. È proprio maestro. Fermini. Maestro Mazza, quando vuole. Allora, si sono spinti, allora, la canzone era 50 special dei Luna Pop, mezzi di locomozione vince del lui. Simbolo esatto, dai, i giudici ci dicono che... Allora guardate cosa è accaduto. Tranne... Sono andati su un altro simbolo, cade... Giusto, tutti gli altri eliminati. Tutti gli altri vengono eliminati, solamente la mano numero 3 va da un'altra parte. Esattamente. Quindi solamente vince una gialla, vedete, va sul segno giusto. Tutti gli altri eliminati. Attenzione, tutti gli altri mi dicono vengono eliminati, solamente questa che vedete già coricata, gialla sul simbolo esatto, vince e la quindi... gara. Me lo confermate? Quindi si aggiudica la puntata Apiro, provincia di Macerata. La puntata ancora no, bravi, bravi. Allora, intanto cominciamo a consegnare a Matilde, vedi, a Carlo il nostro geometra. La coppa viene Arianna e la coppa di mezzogiorno in famiglia, però c'è un però. Complimenti, però c'è un però, perché c'è ancora l'ultima State possibilità.
perché c'è lei, Giada, che è bravissima. E lei dovrà salvare la salvatrice della patria. Vieni, Giada, vieni, vieni. Allora, questa è la tua maschera. Dovrai, come sempre, contare fino a 30 con estrema precisione, onde evitare che 20 litri d'acqua cadano sulla tua testa. Bravissima. Il pulsante. Allora vi preghiamo per questa prova. Scusate in studio. Assoluto silenzio. Grazie. Silenzio. Allora Giada, quando vuoi puoi cominciare. Di poco, ma in anticipo, già da 29-2 invece di arrivare a 30, te da non volare. Brava, comunque, un applausone, se lo merita. Brava Giada, vai pure ad asciugarti. E quindi, nuovi campioni di mezzogiorno in famiglia sono gli amici di Apiro, provincia di Macerata, nelle Marche. Con Matilde Brandi, quindi si tengono la coppa, anzi, l'alzano al cielo. E aggiungiamo anche la medaglia. Io voglio ringraziare Michele Cucuzza di essere stato qui con noi. Vieni a trovarci. E a Fossano, che veramente è stato un paese di compagnia, professionista. E anche a lei, Roberta Gangheri, Fossano, ciao. Grazie.